Buonasera, benvenuti ad uno scrittore a Palazzo della Penna. È la terza edizione per questo 2022 e ringrazio tutte le mie amiche che si sono collegate, tutti i partecipanti. Ringraziamo l'assessorato alla cultura del Comune di Perugia in persona dell'assessore Leonardo Varasano che ci permette di usufruire di questo collegamento. Ringraziamo il nostro partner RT Radio Tadino che ci aiuta nel collegamento Zoom e che ci porta avanti queste interviste che noi questa sera abbiamo con il nostro ospite anche su un'emittente radiofonica detta appunto RT Radio Tadino. Do il benvenuto, oltre che tutti i partecipanti, a Mattia Insolia. Mattia Insolia, un giovane e carinissimo scrittore, un bel ragazzo, complimenti, giovanissimo del 95, siciliano, ed è qui con noi questa sera per raccontarci la sua vita e anche per raccontarci, anzi, soprattutto per parlarci del suo libro, Gli Affamati. Allora, Mattia, io comincio a presentarti 2 secondi alle nostre ospiti, di cui fa parte la mia socia Lucia Melcarne da Torino, che io saluto e ringrazio per affiancarmi questa sera nella conduzione di questo incontro. Mattia Insolia, siciliano trapiantato a Milano, che scrive per diversi periodici, che no, non è un giornalista, voglio puntualizzarlo, che ama tantissimo Milano, che appena può scappa in Sicilia, al sole della Sicilia. E qui con noi questa sera è laureato con una tesi sul cannibalismo. Cannibalismo, voi mi direte, sono quelli che mangiano gli altri uomini, quelli che stanno in Amazzonia, quelli che stanno non so dove, in Australia, ci sarà qualche tribù. E invece no, e invece no. Perché Mattia adesso lui stesso si presenterà e ci racconterà questa avventura che l'ha portato a laurearsi con questa tesi e poi a scrivere, a cominciare a scrivere. Prego Mattia, benvenuto, buonasera. Penso che sei ancora a Catania, vero? Sì, sono ancora a Catania e grazie a te per l'invito, grazie a tutti quelli che sono con noi qui stasera. Vedo tante facce qui sullo schermo e sono contento perché diciamo, ormai il libro è uscito 1 anno e mezzo fa, però fa sempre un bell'effetto vedere che sono ancora delle persone che sono disposte ad ascoltare le sciocchezze che ho da dire. Quindi grazie a tutti quelli che si sono collegati e grazie di nuovo per l'invito. Sì, sono di Catania, sono a Catania, fino a dopodomani in realtà. Dopodomani torno su a Milano e diciamo che è tutto vero quello che hai detto, nel senso ho 26 anni, sono laureato sul movimento letterario dei cannibali a Roma e non sono un giornalista, cosa che voglio sempre specificare perché diciamo che chi è iscritto all'albo ha dovuto farsi un mazzo piuttosto grosso per diventare giornalista. Io non lo sono, però appunto collaboro con il Corriere della Sera, con Domani, l'Indipendente e qualche altra rivista. E Gli Affamati, appunto, è il mio primo libro che è uscito a luglio del 2020. Questo libro è uscito in piena quasi termine della prima ondata di pandemia, quindi l'hai scritto durante oppure avevi già intenzione di scriverlo? No, il romanzo io ho iniziato a scriverlo a luglio del 2017 e l'ho completato a marzo del 2019, quando ancora, diciamo, del Covid, non si sapeva nulla. È uscito poi durante la pandemia perché comunque il mondo editoriale ha un po' rallentato, ma non si è fermato. Il libro sarebbe dovuto uscire a maggio del 2020, ma l'abbiamo spostato poi a luglio. Ma avevo finito di scriverlo già 1 anno prima. Ho cominciato quando mi sono laureato, alla triennale, lettere, e poi, diciamo, per i 2 anni in cui ho continuato gli studi con la specialistica, l'ho scritto e l'anno dopo è stato pubblicato. Complimenti. Ascolta Mattia, vorresti spiegare ai nostri amici e alle nostre amiche questa sera cos'è questo movimento cannibali italiani? I cannibali sono un movimento letterario che effettivamente per certi versi ha un po' segnato la, non
la letteratura contemporanea italiana, con tutto che oggi non se ne parla più, si parla più tantissimo dei cannibali italiani. Molti scrittori che lo sono stati, che hanno fatto parte di questo movimento, effettivamente oggi sono ancora attivi e sono tra l'altro tra i più acclamati. Cioè, per esempio, tra i cannibali c'era Niccolò Ammaniti, che ha poi vinto il premio Strega, tutto quello che sappiamo, uno degli scrittori contemporanei più venduti, più apprezzati e più tradotti. C'era Tiziano Scarpa, che anche lui ha vinto lo Strega con Stabat Mater, c'era Aldo Nove, c'era Pinkez, c'erano tanti scrittori che a metà degli anni 90 hanno partecipato a questa raccolta di racconti, che poi è confluita in uno dei primi titoli della collana di Einaudi Stile Libero, che oggi, diciamo, è quasi una casa editrice a sé, Einaudi Stile Libero. Hanno appunto scritto questi racconti che sono confluiti in questa antologia dal titolo Gioventù Cannibale. Io ricordo di essermi avvicinato a Gioventù Cannibale quasi per sbaglio, cioè nel senso ero un grandissimo, sono un grandissimo fan di Ammaniti, lo dico sempre, il mio papà letterario, sperando che questa frase non gli arrivi alle orecchie perché magari non so, non l'apprezzo, però volevo leggere tutto quello che c'era di suo e finiti i romanzi, perché comunque Ammaniti non è particolarmente prolifico, credo abbia scritto una cosa tipo sette tra romanzi e raccolte di racconti. A un certo punto sono andato a cercare anche i racconti che aveva pubblicato nelle antologie e ho beccato questa Gioventù Cannibale, che è bellissima perché è molto violenta questa raccolta di racconti, è molto splatter, è molto truculenta, però non è mai distante dalla realtà, nel senso comunque in Gioventù Cannibale vengono raccontati degli avvenimenti, delle cose che poi abbiamo visto nei telegiornali, di cui poi abbiamo letto sui giornali. Quindi effettivamente si tratta di una violenza con cui oggi noi abbiamo a che fare quotidianamente, ma che i cannibali hanno raccontato sapientemente e con qualche anno d'anticipo, che è un po' anche per esempio quello che secondo me ha fatto Dacia Maraini con Buio, bene o male in quel periodo lì. Ecco. Sì. Tra l'altro, tu hai apprezzato, oltre ad apprezzare questi scrittori, ti hanno anche dato uno spunto per il tuo romanzo, Gli Affamati, perché si avvicina molto a tutto ciò che hai detto questa sera, si avvicina molto a questi cannibali italiani. Quindi loro ti hanno un po' illuminato nello scrivere. Perché qualche giorno fa mi hai detto che non viene da un fatto di cronaca questa storia, hai preso semplicemente qualche spunto che non stiamo a raccontare alle nostre amiche perché dobbiamo incuriosire chi non l'ha letto ad acquistare il libro. Però è un libro, diciamo, abbastanza cattivo. Ecco, se lo posso definire, se mi permetti, altrimenti Sì. adesso anche Lucia mi può aiutare a dare una definizione migliore. Non lo so, però tu quando l'altro giorno ci siamo sentiti, hai detto sì, è vero, è un libro cattivo, perché in questi due protagonisti c'è parecchia cattiveria, anche se uno è più buono e l'altro un po' più cattivo, ma alla fine tutti e due sono sempre presi dall'ira, sono presi sempre dall'ira e da azioni violente. Per questo passo la parola a Lucia che già ti ha intervistato una volta per la nostra pagina che abbiamo su Instagram, i lettori delle sette, di cui faccio parte anch'io, e quindi do la parola a lei per cominciare a indagare su questo romanzo, Gli Affamati. Perché affamati? Ce lo dirà Mattia e io lo chiedo a Lucia. Perché affamati? Lo chiediamo a Mattia, giustamente. Ciao Mattia, buonasera a tutti. È un libro crudo, è un libro difficile, però è un libro bellissimo. Io sono innamorata di questo libro, Mattia lo sa, gliel'ho sempre detto, perché è un libro che racconta la storia di due ragazzi. Che però possono essere due ragazzi qualsiasi, che vivono appunto in questo paesino, Camporotondo, un paesino immaginario di 10.000 anime, e è una storia di rabbia, di solitudine, di abbandono, di dolore, però in fondo forse c'è anche un po' di speranza. E quindi chiedo a Mattia, come nasce Gli Affamati?
e chiedo nuovamente, da dove nasce l'esigenza di raccontare una storia che non rappresenta la tua condizione? Ma il fatto è che con l'allontanarmi temporalmente dalla scrittura di questo romanzo, con l'essermi anche cimentato adesso con altre storie, perché nel frattempo ho ricominciato a scrivere, appunto, mettendo una distanza tra me e la pubblicazione del romanzo, mi sono reso conto di molte più cose, quindi tento sempre adesso di dare delle risposte che siano più articolate e precise a domande del genere, perché all'inizio c'era un po' di confusione in me stesso proprio a riguardo. Proprio perché comunque io il romanzo, quando l'ho scritto, non avevo velleità autoriali, davvero, cioè non pensavo, cioè avevo 22 anni quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, ho detto vabbè sì, figurati se qualcuno lo pubblica, non può succedere. Poi ho avuto la fortuna gigantesca di incontrare un editore incredibile che è stato Luigi Spagnolo, che oggi non c'è più, e il romanzo è stato effettivamente pubblicato. Ma quando l'ho scritto effettivamente, per rispondere alla tua domanda e per tornare alla cronaca di cui parlava Anna, io effettivamente volevo raccontare delle cronache più che altro interiori, cioè io avevo determinate cose dentro, che erano la rabbia, che erano il desiderio, che erano la fame, veramente, e secondo me la fame è un po' l'anello di congiunzione tra rabbia e desiderio, e ce l'abbiamo un po' tutti. Volevo raccontare tutte quante queste cose qua, e queste cose qua le volevo raccontare in un periodo molto preciso della vita di ognuno, che è quella fascia d'età tra i 18 e i 22 anni, in cui non siamo più giovani, ma non siamo ancora adulti. Quindi, diciamo, questo era il quadro che mi ero fatto nella testa, cioè volevo raccontare quell'età in cui non siamo niente, ci troviamo ad abitare una zona d'ombra della vita, come ce ne sono tante, e però volevo farlo anche in un modo che fosse in qualche modo accattivante, che in qualche modo fosse di intrattenimento. Se io avessi raccontato di un ragazzo di 22 anni che ha i genitori che fanno gli ingegneri, che vive in una città come Catania, che per certi versi è anche una metropoli, che ha studiato, che ha avuto un'infanzia tranquilla, che c'ha la casa col giardino, che c'ha avuto il Labrador, quindi un'esistenza normale, io non credo che sarebbe stata poi così effettivamente accattivante in qualche modo. Quindi ho cercato di prendere le cronache interiori, quelle che mi hanno travagliato per storie d'amore andate male, per storie familiari, per storie d'amicizia, tutte delle cose che mi hanno segnato, e le ho volute mettere in una cornice di cui non avevo esperienza. La cornice di cui non avevo esperienza l'ho creata andando a prendere dei pezzi di cronaca reale, quindi magari è capitato, per esempio, ricordo di aver sentito di dei ragazzi che lanciavano dei sassi da un cavalcavia e di essere rimasto esterrefatto da questa cosa qua. Quando ero piccolino, oppure sempre un fatto di cronaca, ma non al telegiornale, i miei nonni avevano una casa in campagna, avevano un gatto, i vicini hanno fatto del male al gatto, anche quella cosa lì, ma molto segnato. Quindi ho preso poi tanti piccoli fatti che hanno costellato la mia vita scarsa fino ad ora, anche in modo veramente laterale, anche alla lontana, e ho voluto costruire una cornice attorno a questo desiderio e a questa fame e a questa voglia che ho io di distruggere allo stesso tempo di costruire, così da creare una storia che fosse in qualche modo anche di intrattenimento per un eventuale lettore. Quindi questo è un po' quello che ho cercato di fare, spero di esserci riuscito poi. Sicuramente. Ma secondo te, scusami Lucia, secondo Prego. Te Mattia, la nostra gioventù, la gioventù odierna, è un po' arrabbiata come la descrivi tu? O quello che descrivi è una gioventù, come hai detto tu, dei tuoi anni passati? No. Come la vedi? Che differenza c'è tra i giovani di oggi e appunto questo capitolo della tua vita che tu descrivi, che hai preso spunto per il tuo libro? C'è una differenza? Perché ci sono tanti fatti ora come ora, tu poi tra l'altro commenti fatti di cronaca sulla sette del Corriere della Sera, ecco, sul sette del Corriere della Sera, quindi ci sono tanti fatti di cronaca, i ragazzi non si comportano più come eravamo noi, cioè la mia generazione eravamo tutti brave, brave bambine, diciamo, mi rivolgo alle donne che sono qui questa sera, magari con le trecce e i calzettoni, tutte buone, adesso i ragazzi anche i ragazzi, adesso i ragazzi, insomma, si legge, abbiamo visto quello che è successo il 31 dicembre, vabbè, sono stati degli extracomunitari, si incolpa sempre gli extracomunitari, magari tra di loro c'era anche qualche italiano, non lo so, ma anche l'altra sera è successo un altro fatto,
Cioè, perché si comportano così, secondo te? Perché hanno questa rabbia dentro, questi giovani? Ma innanzitutto io nel mio caso, cioè, parlerei alla prima persona plurale, cioè perché abbiamo questa rabbia? Nel senso, comunque io ho 26 anni. La fascia d'età che a me interessa quando scrivo sui giornali o quando parlo nei romanzi è comunque la fascia d'età che va per me dai 18 ai 25, quindi ancora mi sento lì. Ed effettivamente la rabbia c'è, cioè c'è tanta rabbia. Però bisogna considerare una cosa: cioè le generazioni di cui parliamo sono generazioni che sono cresciute a cavallo con una crisi economica molto importante, che stanno vivendo e che vivranno e che moriranno di una crisi climatica che ci sarà fatale alla fine, che stanno vivendo una pandemia che ormai dura da 2 anni, una crisi del lavoro, una crisi politica con il ritorno degli ultranazionalismi e dell'estrema destra, le migrazioni. È comunque un periodo storico estremamente travagliato e per quanto la mia generazione sia fatta di ragazzi e di ragazze che comunque vengono viziati, vengono cullati, perché a me non è mancato nulla, a molti dei ragazzi di cui sentiamo parlare dai giornali che poi vanno a fare cose sconcertanti, non credo sia mancato qualcosa. Quindi non è un fatto di quello che ci manca, è un fatto che noi sentiamo che il mondo è come se stesse andando un po' in malora. Ripeto, crisi economica, crisi politica, crisi ambientale, crisi del lavoro. Noi viviamo tanti tipi di crisi. Ed è come se a un certo punto ci dicessimo: se non ci sono più regole, perché dobbiamo rispettare qualcosa che non riusciamo a vedere? Perché dobbiamo rispettare delle persone che non riusciamo a vedere? C'è anche una crisi emotiva di fondo, secondo me, una sorta di crisi emozionale. Noi non siamo più capaci, non noi della mia generazione, ma in generale, secondo me, non siamo più capaci di vedere chi abbiamo davanti. Cioè, quando per esempio guardiamo il bollettino dei morti del Covid e leggiamo 300 morti, 400 morti, noi stiamo leggendo un numero, non stiamo leggendo delle persone. Questo fa sì che c'è in atto una sorta di spersonalizzazione dell'individuo, secondo me, che non ci permette di vedere chi abbiamo davanti. Quindi se io ho un coltello in mano e un ragazzo all'uscita della discoteca ha guardato male la mia fidanzata, io ci sto un attimo ad accoltellare l'altro ragazzo, perché non è una persona quello, è un'entità. Ha delle sembianze di persona, però non lo conosco, non so come sia fatto. Siamo capaci soltanto di vedere chi abbiamo nella nostra cerchia più ristretta, la famiglia, gli amici, i conoscenti. Stop, fine. Al di là del nostro piccolo orticello, nulla esiste, nulla ci concerne, nulla importa. Quindi è chiaro che poi lanciare un sasso dal cavalcavia sia semplice, tanto sto andando a colpire una macchina, dentro c'è qualcuno, sì, ma non è una persona di cui mi importa. E tutti questi atti di violenza, secondo me, sono in qualche modo. Questa è la spiegazione, non è una giustificazione, perché io non cerco mai la giustificazione alle cose, cerco le spiegazioni, perché giustificare vuol dire dar merito a qualcuno di aver fatto una cosa per delle ragioni giuste. Io cerco la spiegazione, cioè il motivo dietro le cose. E questo è uno dei motivi. Un altro dei motivi, cioè la spersonalizzazione, l'altro dei motivi poi va a ritrovarsi dietro tutte queste crisi. Tutte queste crisi effettivamente ci hanno un po' maltrattati, che non è un modo di far pena a chi è più grande di noi, è un modo di dire ci troviamo confusi perché non sappiamo verso dove andare. Quando noi riceviamo uno stimolo esterno che non sappiamo riconoscere, in generale, a livello istintivo, reagiamo con violenza e con rabbia. Ed è questo, d'altra parte, anche che fanno i fratelli del romanzo. Grazie, grazie, Mattia, prego Lucia. Tu nel romanzo, per chi non l'ha letto, ci descrivi la loro casa, questa casa disordinata, confusa, sporca, c'è questa cucina dove c'è un tavolo, due sedie, il frigorifero rotto, la lavatrice rotta che fa dell'immondizia, ci sono due sdraio davanti alla televisione, anch'essa rotta, tant'è vero che loro l'accendono con questo bastone. Dietro c'è questo giardino che fa da discarica, c'è quella scena che io ricordo perché mi è rimasta comunque molto impressa quando Paolo sale sulla sedia, ci piscia sopra, quindi c'è caos, disordine. Ti chiedo, è il luogo che ti ha portato poi a descrivere i due fratelli, o sono i due fratelli che ti hanno spinto a descriverli in questo luogo di grande sofferenza, di grande disordine? Ma questa è un po' la magia della scrittura, credo.
Cioè, senza voler sembrare splendido, io non mi considero uno scrittore, io mi considero l'autore del romanzo Gli Affamati. Gli scrittori sono altri, sono Niccolò Ammaniti, sono Sandro Veronesi, sono Teresa Ciabatti, sono Dostoevsky, sono Elizabeth Strout, sono Donna Tartt, io sono l'autore di un romanzo. Lo scrittore è una persona che ha alle spalle una catena di libri che sono stati scritti, non per forza che siano stati pubblicati, che siano stati apprezzati. Ma è un individuo che comunque ha lavorato per tanti anni per costruire un lavoro, per mettere su qualcosa. Quindi io ancora mi considero un autore. Però il punto qual è? Che da autore di questo romanzo mi sono reso conto che c'è un po' di magia nella scrittura, che viene fuori nella costruzione del mondo narrato. Io ho fatto diversi corsi di scrittura prima di cominciare a scrivere il romanzo. Durante questi corsi ci dicevano sempre che bisogna prima strutturare, cioè prendi un quadernetto, tu nel quaderno fai la tua struttura, delinei i personaggi, delinei i luoghi, delinei tutto quello che poi racconterai. Cosa che io ho fatto. Solo che poi a un certo punto, strada facendo, mentre scrivevo, è un po' tutto andato in vacca, sinceramente, proprio perché è come se a un certo punto Antonio e Paola avessero preso il sopravvento sulle mie mani e avessero cominciato a raccontare la storia loro stessi. Quindi che ci fosse un giardino malandato lì sotto è venuto naturale, ma perché Paolo e Antonio lo sapevano. Io stavo raccontando il loro mondo attraverso i loro occhi, quindi mi lasciavo trasportare da loro. Che quel giardino poi rappresentasse effettivamente l'infanzia di questi due ragazzi, io l'ho scoperto solo alla fine. Quando poi stavo raccontando una delle scene finali e ci sono questi due fratelli, lo posso dire, sono questi due fratelli che stanno in una vasca da bagno di messa lì in terrazza, io là ho detto, mentre raccontavo la scena, sono tornati al grembo materno, ma non lo sapevo all'inizio, me l'hanno fatto capire loro. Quindi il mondo raccontato, che è un mondo di povertà, che è un mondo osceno nei dettagli, per tante cose, non solo per la sporcizia, ma proprio perché è così che lo sentivo, è così che lo vedevo. È venuto di pari passo rispetto alla creazione dei due personaggi, perché i personaggi mi raccontavano il mondo e il mondo apparteneva ai personaggi, quindi era un po' un circolo, una cosa che non ha né un inizio né una fine. Però ricordo nettamente di essere partito da un'immagine quando ho iniziato a scrivere il romanzo, ed era l'immagine di questi due fratelli, due ragazzi, che stavano seduti sotto il portico di una casa fatiscente. Al tramonto, bevendo, stop. Poi da lì è come se si fosse creata una bolla ossessiva nel mio cervello, io la chiamo così, e quella bolla ossessiva piano piano si è espansa dentro la mia testa e si è colorata, si è riempita di dettagli. Quei dettagli erano Camporotondo, era la casa, era la storia della famiglia Acucella, era tutto, era proprio il loro mondo. E quindi è tutto venuto come inseguendosi, come qualcosa che insegue se stesso, ecco. A proposito comunque di autore o scrittore, sulla copertina c'è una piccola nota di Teresa Ciabatti, era veramente di uno scrittore giovanissimo eppure già maturo, Teresa Ciabatti. Quanto ti è emozionato questo? Tanto. Il momento in cui Teresa ha letto il romanzo e mi ha scritto è uno dei momenti. Ci sono tanti piccoli momenti che ricordo di questi ultimi 2 anni ormai, che hanno un po' segnato il percorso. Uno dei più belli è stato quando Teresa mi ha scritto, perché conoscevo Teresa, l'avevo intervistata, l'avevo vista soltanto una volta in realtà. L'avevo vista soltanto quella volta lì, al Salone del Libro di Torino, l'avevo intervistata, era appena uscito Matrigna, e poi qualche mese dopo, in realtà, perché il Salone era stato a maggio, io poi l'ho contattata a gennaio dell'anno dopo, gli ho scritto dicendole: guarda, ho scritto questo romanzetto, verrà pubblicato da Ponte alle Grazie tra qualche mese, vorrei sapere se magari ti andasse di leggere, di scrivere questa frase. Lei dolcissima, gentilissima, perché lei è molto aperta, molto ben disposta con gli autori e le autrici esordienti. Metto sì, lo leggo volentieri. Ho detto: beh, sì, non lo leggerà mai. Invece poi mi ha scritto qualche giorno dopo dicendomi che era un romanzo stupendo, che era una storia incredibile, che io ero uno scrittore fantastico e tante altre cose molto belle. Era una domenica mattina, mi sono svegliato tardi, ricordo, e ho letto questo messaggio. È stata una cosa pazzesca. Leggere oggi
la frase lì fuori di Teresa, insieme a quella di Fabio Geda, per chi ha la copia con la fascetta, esatto, è un'emozione gigantesca, perché sul prodotto di 2 anni di fatica ci sono due dei nomi che mi hanno cresciuto da un punto di vista letterario, quindi è una bella emozione. Bene, Quindi complimenti. direi che non sei più solo un autore, ma sei uno Vabbè, scrittore. ma la sindrome dell'impostore alla base della mia dieta quotidiana, quindi insomma. Senti, tornando al libro, parliamo di un personaggio femminile, perché nel tuo libro ci sono la maggior parte personaggi maschili, però ce ne abbiamo uno fondamentale. Si chiama Giovanna, è la mamma dei due ragazzi, di Antonio e di Paolo. Questa donna che li ha abbandonati e che poi, dopo tanti anni, ritorna e che loro non accettano. Parlaci un pochino di questa donna. Parlaci un pochettino del loro rapporto e poi se secondo te è giustificativo il loro comportamento quando la mamma torna. Perché ecco, appunto, nei fatti di cronaca ce ne sono tantissimi di questi fatti di donne che lasciano i figli, abbandonano i figli, poi magari ritornano cercando di ricostituire un rapporto con loro. Alcuni le accettano, altri no, come appunto è successo ad Antonio e Paolo. Prego, Mattia. Qua secondo me bisogna valutare la situazione da 3 punti di vista, nel senso, come dicevo prima, adesso che il romanzo è stato pubblicato e che è passato del tempo e che ne ho preso le distanze, io posso dare un punto di vista della storia e delle scelte dei personaggi che magari è più oggettivo, con tutto che non mi piace farlo perché vuol dire che sto giudicando qualcuno di loro. Io posso dare il mio punto di vista, posso dare. E poi c'è il punto di vista di Giovanna e c'è il punto di vista dei ragazzi. Ora, secondo me non esiste mai o quantomeno la realtà come è proprio un'entità difficile da raggiungere. Ognuno di noi ha le proprie verità, ognuno di noi modifica la realtà in base al proprio sguardo, che è quello che fanno Antonio e Paolo, che è quello che fa Giovanna. Io dal mio punto di vista, se dovessi guardare al comportamento di Giovanna, direi non ti posso giudicare, non riesco, cioè proprio non ti posso dire hai sbagliato, hai fatto bene, non è una cosa che mi compete. Però posso dire quello che pensano loro, cioè Antonio e Paolo hanno visto la madre abbandonarli, hanno visto la madre andarsene e lasciarli nelle mani di quello che era stato anche il suo aguzzino. Quindi hanno visto questa madre girare loro le spalle e andare via e lasciarli in balia dello stesso mostro da cui lei sta scappando. Quindi posso anche comprenderli nel momento in cui, quando lei torna, loro le dicono, guarda, ascolta, cioè, hai preso la tua decisione, adesso ti pigli le conseguenze di quello che hai deciso di fare. Però il punto è che, secondo me, d'altra parte bisogna anche guardare al mondo di Giovanna, cioè spesso, soprattutto nell'Italia contemporanea, nell'Italia borghese, nel momento in cui una donna diventa madre, si pretende dalla donna che sia solo madre, cioè la donna non è più un individuo. La donna deve ricoprire quel ruolo e quel ruolo diventa fagocitante, cioè non può desiderare altro, può desiderare l'accudimento dei figli, tutto al più può andare a lavorare, sì, ma sempre compatibilmente al suo ruolo di madre. In realtà Giovanna ha dei desideri, in realtà Giovanna ha delle paure, che è la paura di morire ammazzata sotto le botte del marito. Giovanna desidera, Giovanna ama, Giovanna ha voglia di qualcosa di diverso rispetto a quello che ha avuto finora. Quindi io non mi sento di giudicare né loro che hanno voluto abbandonare questa, che hanno voluto dire addio alla madre, né tantomeno lei che a un certo punto ha deciso di abbandonarli. Qui perché? Perché ognuno ha le sue verità. La realtà è difficile da acchiappare, secondo me, in tutto. Non so, cosa ne pensano le mie amiche e i miei amici di questo tema dell'abbandono di una mamma, lascia i bambini, però lo fa anche per salvare se stessa. Cosa ne pensate? C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, Paola? potevo. Sì, buonasera. Buonasera Mattia. Io ringrazio Lucia che parlando nei nostri vari incontri aveva accennato a questo libro. Dice, se volete leggere qualcosa di particolare. E infatti, eccolo qua. Io sono di Roma e l'ho comprato.
L'ho comprato e l'ho letto e all'inizio, insomma, sono stata abbastanza scossa, devo essere sincera. Sono rimasta sconvolta. Sì, molto, perché non lo so, forse per il tipo di persona che sono, insomma, non lo so, un certo tipo di scrittura. Ero preparata perché Lucia aveva dato un po' un quadro. Però io mi devo congratulare, Mattia, sei giovane, quindi mi permetto di darti del tu. Sei giovanissimo e ecco, ti vedo per la prima volta. Il tuo visetto dolce non corrisponde assolutamente a questo libro veramente forte. Però posso immaginare, insomma, ecco, tu vieni anche dalla Sicilia, forse avrai visto, ovviamente avrai. Insomma, visto, insomma, vabbè, l'Italia è tutta uguale, per carità, perché ecco, avete visto a Torino recentemente quello che è successo nella periferia di Torino, una cosa veramente senza parole. Però, ecco, cioè, ti voglio fare i complimenti, io ti sto ascoltando con grande entusiasmo, vedere questi giovani così belli, così intelligenti, che studiano, che si formano, a me riempie il cuore. Io sono un insegnante. Insegno ai licei, quindi a me vedere che ogni tanto anche la scuola nel suo piccolo produce queste persone a me riempie il cuore. Quindi io volevo dirti questo. Volevo dire anche un'altra cosa, ho capito il genere perché se tu sei stato un fan, sei stato rapito da Ammaniti, adesso capisco anche. Perché avendo letto i libri di Ammaniti, perché li ho letti, e sono andata anche al cinema perché hanno anche tratto dei film dai romanzi di Ammaniti, e sinceramente, insomma, i film tratti dai romanzi di Ammaniti, anche lì sono una bella botta. E, sì, sono una bella botta. Adesso, quando tu, ecco, hai spiegato un po' tutta la tua origine, ho capito perché questo visetto ha scritto questo libro, continua a dirlo. Perché le donne abbandonano i figli? Ecco, quindi volevo dire questo. Perché le donne abbandonano i figli? Io non lo capisco, non lo so. Non lo so. Non lo so e continuano a farlo, continuano sempre a farlo. Ma le donne non solo abbandonano i figli, ma le donne uccidono i propri figli anche. Non lo so, non lo so. Leggo, mi informo anche per il mestiere che faccio. Posso dare il mio contributo come insegnante che ne incontro di genitori e incontro mamme, tante mamme, e tante volte mi rendo conto, perché queste povere creature, scusa il mio slang romano, queste povere creature sono così, non lo so, saranno insoddisfatte, saranno frustrate, non hanno forse raggiunto quello che volevano, dei mariti sbagliati, dei padri sbagliati, dei nonni sbagliati. Quindi penso perché anche lì, no, come tu cerchi di capire, bisogna pure vedere da dove veniamo. Io do questa come spiegazione, sicuramente non realizzate, non soddisfatte, frustrate, chiuse, colpite nel loro orgoglio e poi in la maggior parte va avanti, perché i figli li accudiscono, li crescono e alcune non ce la fanno. Però è un tema veramente che inorridisce. Però ancora tanti complimenti, Mattia, sei veramente una bella persona, sono contenta di averti incontrato. E il libro è bello, il libro è bello, mi è piaciuto, però all'inizio, credimi, la botta l'ho ricevuta, quella casa, quella descrizione, il comportamento di questi ragazzi, mamma mia. Grazie, Grazie. bravo. No, grazie. Tra l'altro sei una delle facce che ho visto durante questa mezz'ora, quindi vedevo che ogni tanto annuivi e seguivo pure te Sì, perché per perché essere. è quello, sì, annuivo perché quello che hai detto sul malessere dei giovani, io lo riscontro nei miei studenti. Io Ma è così, cioè nel lavoro a senso. Roma, insomma, voglio dire, è una città mega galattica, e io mi sono ritrovata, quindi annuivo perché quello che stai dicendo è quello che noi, scusate. Poi io entro nel mio lavoro e potrei parlare fino a domani, ma mi sono ritrovata nelle tue parole quando facciamo le riunioni, consigli di classe, quando parliamo alle famiglie, quando parliamo tra di noi, per cercare di capire ma perché questi ragazzi sono così. E tu hai Cioè, poi delineato bene. ognuno,
Sì, ma poi ognuno poi ha le proprie motivazioni, cioè ognuno ha una storia, ognuno ha dei desideri, ognuno ha delle paure che nascono dalla storia che ha. Quindi andare a ricercare delle ragioni che siano in qualche modo, che aderiscono in qualche modo a tutti è sempre molto complicato. Però io credo che in linea di massima sentiamo tanta pressione addosso, abbiamo tanta paura. È un animale ferito e spaventato, reagisce con rabbia perché vuole difendersi. Quindi il punto è che bisognerebbe che un attimino tutti ci fermassimo, tirassimo un sospiro e cercassimo di ricominciare in maniera più pacata, che è una cosa che non succederà mai. Però, diciamo, in linea di massima forse sarebbe quella la soluzione. Ma mi rendo conto che quantomeno finalmente adesso che c'è un problema lo si vede. Me ne rendo conto in letteratura, cioè, per esempio c'è stato il romanzo pazzesco di Nicola La Gioia, La città dei vivi, che racconta comunque un tipo di violenza che non è distante rispetto a questa, o L'acqua del lago non è mai dolce, anche quella non è distante, o i due romanzi di Andrea Donaera, o i romanzi di Alessio Forgione. Comunque ci sono moltissimi scrittori e moltissime scrittrici che la rabbia, la violenza la stanno prendendo e stanno dicendo c'è questo problema. Vogliamo un attimino attenzionarlo e lo si sta attenzionando. Bisogna sempre però fare attenzione a non attenzionare il problema come se fosse qualcosa che non ha soluzioni. Delle soluzioni ci sono, soltanto che bisogna scavare per andarle a trovare, secondo me. Ma secondo te quale sarebbe quella soluzione? La famiglia, la scuola, le forze dell'ordine? Come ci dovremmo comportare? Cosa dovremmo fare? Ma Cioè, chi qua poi di dovrebbe prendere nuovo. la palla in mano, ecco, per aiutare questa gioventù? Ma qua di nuovo poi ognuno ha un proprio problema, cioè ognuno ha uno storico familiare, ognuno ha dei traumi, cioè poi noi agiamo tutti, secondo me l'essere umano agisce sempre per compensazione, ho paura di qualcosa quindi agisco di conseguenza, ho voglia di qualcosa agisco di conseguenza, cioè noi andiamo sempre a sopperire delle mancanze, bisogna andare a capire dove sta la mancanza di ognuno. Secondo me la mia generazione soffre molto la mancanza di dei capisaldi, di delle certezze, e qua torno alla crisi climatica, politica, economica, lavorativa. E sentire tutte queste spade di Damocle qui sulla nostra nuca è qualcosa che veramente poi a un certo punto ci fa sbottare, qualcosa che non riusciamo bene a sopportare. Tra le cose che sto scrivendo in questo periodo c'è un saggio per Treccani che è proprio incentrato sulla mia generazione, sulla generazione dei millennials, se veniamo chiamati così, la generazione Y, la Next Generation. E per farlo sono andato a cercare, cioè, mi sono andato a informare e ho trovato questo monologo interpretato da un attore che si chiama Timothée Chalamet, che diciamo, è diventato famoso per il film Chiamami col tuo nome, poi per tanti altri che sono usciti. In cui a un certo punto, in questo monologo, questo ragazzo, parlando con il preside del collegio in cui si trova, questo ragazzo si va sempre a ficcare nei guai, viene espulso da tutte le scuole. A un certo punto il professore gli dice: perché non puoi essere normale? Perché non puoi evitare di far casini? E lui gli risponde: ma perché devo essere io quello anormale? Perché devo essere io quello sbagliato? Io non so neanche chi sono, però tutti non fanno altro che dirmi che sono sbagliato. Cioè, è come se fosse una sorta di peccato originale. Secondo me bisogna che ognuno trovi se stesso indipendentemente dalle pressioni esterne. E là un pochino già si alleggerisce la situazione. Grazie Mattia. Prego Lucia, se vuoi concludere parlando ancora del libro, se hai ancora delle domande oppure se qualcuno vuole intervenire, Mattia è qui con noi. Prego, Lucia, vai. Tu ringrazi Antonio e Paolo. Infatti scrivi: vi ho maltrattati, lo so, ma qualcuno doveva pur mettere ordine nel mondo. E giacché non sono mai stato capace di vivere io stesso, ho fatto vivere voi. Cosa devi a questi due personaggi? La scrittura può essere quindi salvifica? Non nell'atto in sé. Ricordo di aver intervistato un paio d'anni fa Nadia Terranova, e parlando del suo Addio Fantasmi, che comunque è una storia molto personale sua che ha a che fare con la sua infanzia, lui ha chiesto se la scrittura in qualche modo l'avesse aiutata a esorcizzare determinati dolori, i dolori che c'erano in quel romanzo. Lei con molta naturalezza mi disse di no, mi disse che la scrittura in sé non è
in qualche modo una catabasi, cioè non ti fa scendere negli inferi per far sì che tu possa guardarli in faccia i tuoi demoni e far pace con loro. Il vero momento in cui in qualche modo riesci a esorcizzare soltanto parte dei dolori contenuti in quello che hai scritto sono i mesi subito dopo l'uscita del romanzo. E non me l'aspettavo questo, perché mi hanno scritto tante persone, soprattutto tanti ragazzi e tante ragazze, dicendomi che avevano visto qualcosa nel romanzo. C'era chi aveva visto una relazione tossica, c'era chi aveva visto il rapporto con il padre, il rapporto con la madre, il rapporto con il fratello. In quella comunione, nel momento in cui tu, da autore, ti rendi conto che non sei solo, ma che anzi c'è qualcuno che, come te, ha dovuto superare delle cose simili, là, in quella comunione del dolore, in qualche modo stai esorcizzando il dolore, cosa che non mi sarei aspettato. Quindi Antonio e Paolo li devo ringraziare per questo, perché è come se loro fossero andati in avanscoperta, fossero andati a combattere contro i miei dolori, e facendolo abbiano attirato l'attenzione dei lettori, di tante altre persone, che poi mi hanno detto, guarda che non sei solo, cioè ci siamo anche noi. Secondo me è nella condivisione che poi noi effettivamente ci alleggeriamo dei nostri, del peso della sofferenza che abbiamo attraversato. Ed è nella comunione con i lettori che poi effettivamente mi sono sentito meglio. Però c'è da dire anche che ero, adesso di meno in realtà, però sono stato un ragazzo molto rabbioso, non uno di quelli che spacca le vetrine dei negozi, tendenzialmente non alzavo e non alzo neanche la voce. Però sono un passivo aggressivo, nel senso comunque mi rendo conto di incazzarmi molto facilmente e poi di non riuscire a liberarmi di quella rabbia. Antonio e Paolo invece mi hanno insegnato che la rabbia non è mai un catalizzatore di emozioni adeguato. La rabbia è soltanto sinonimo di distruzione, se non sai elaborarla. Se la rabbia sai gestirla, invece, può diventare una spinta verso qualcosa di più alto, perché la rabbia tu la puoi prendere, la puoi elaborare e la puoi utilizzare come una sorta di trampolino, perché se sei arrabbiato e riesci a gestire quella rabbia, è un motore veramente, è benzina che ti fa divampare e che poi ti fa brillare sul serio. Bisogna andare un po' cauti però, Mattia, perché magari la rabbia poi ti va a finire dietro le sbarre, cioè per dirti, ci può stare. No, ma infatti parlo di rabbia ben elaborata, cioè comunque un sentimento che devi saper gestire. Cioè non, la, Bravo, bravo, sì, perché cioè, poi la insomma. rabbia sguinzagliata è quella roba che poi ti porta a distruggere le vetrine dei negozi, che non ha senso come cosa. Bravissimo, bravissimo, così deve essere pacata, ecco, almeno io lo auguro a tutti questi giovani che ci contornano, noi ormai abbiamo la nostra età, abbiamo trascorso i nostri anni, però tutta questa nostra gioventù che ci circonda, francamente, si deve dare anche una regolata, cercare anche di autocontrollarsi, perché non è il caso di sfogarsi in una determinata maniera. Scusami, ma io sono molto, molto radicale su questo. Senti, adesso parliamo un altro argomento, dai. Tanto del romanzo abbiamo incuriosito chi non l'ha letto, Posso mi ha chiedere ancora una comprato. cosa? Posso No, chiedere ancora una cosa? no, No, dai, questa è prego, prego. una mia curiosità. Ma il perdono l'hai inserito nel prossimo romanzo? Allora, no, perché mi sono reso conto quando ho finito questo secondo romanzo che uno dei personaggi ha a che fare con la scoperta del perdono. Il perdono, secondo me, è una cosa che dobbiamo, cioè, il fatto che abbiamo la capacità di perdonare qualcuno, qualcosa, è, secondo me, una scoperta. Non è qualcosa che ci può venire insegnato, perché dobbiamo scoprire di avere questa capacità. Non tutti sono, secondo me, capaci di perdonare, o quantomeno è una cosa molto complicata da fare. Quindi l'ho inserito, però non è detto, cioè ho inserito il perdono, ma non è detto che il personaggio di cui parlo sia effettivamente capace di perdono oppure no. Questo lo scoprirete tra un annetto. Ecco. Ah, tra un anno hai scelto un nuovo Quando romanzo. esce? Quando Tra un esce? anno, tra un anno. Ah, tra un anno. Bene o male, 2023. vediamo. Vediamo, Gennaio prossimo, dai, gennaio prossimo. vediamo. Senti, Vediamo, vediamo. facciamo
piccolo gossip adesso per alleggerire un attimino anche l'argomento, che è stato molto interessante ma molto pesante, ecco. E sono contenta che tutti coloro che sono collegati con noi, anche Stefano non è intervenuto stasera, lo vedo a capofila, sta scrivendo. Ciao, no, ho seguito tutto, ciao, no, ma perché ciao. Appunto adesso c'è questo il valore emozionale, e ha detto una cosa che a me ha colpito molto riguardando il Covid, quando dice: noi adesso vediamo sì 300 morti, ma sono numeri, ma non sappiamo che dietro a quel morto c'è una famiglia, c'è una storia, c'è qualcosa che noi non capiamo, perché un po' ce lo porta anche la società di oggi a dire: vabbè, però è successa a lui, però per fortuna che non è successa a me. È un egoismo che c'è, cioè che è umano anche, che quasi è, se vogliamo dire, è animalesco, perché poi ognuno fa la salvaguardia della propria vita. È giusto che sia, che è anche, no, giusto non è giusto, però purtroppo è in questo modo, capito? Uno vede lì c'è anche un po' di autoconservazione, cioè nel senso, come, se dove... scusa Matteo. C'è anche un po' di autoconservazione, nel senso, certo, comunque se dovessimo soffrire per tutti i 300 morti o i 300 che affogano in mare o quello che succede a Kabul, o quello che succede in Siria, o quello che succede tra Israele e Palestina, o quello che succede in Russia, o quello che succede nei campi di concentramento in Cina, non potremmo vivere. Cioè, certo, siamo anche un po' educati a ignorare la sofferenza, perché altrimenti sarebbe qualcosa di fagocitante. È una cosa che però secondo me ci sta sfuggendo di mano. Cioè, non siamo quasi incapaci ormai di empatizzare con chi abbiamo di fronte, purtroppo. Poi, comunque, io lo leggerò sicuramente il libro, lo leggerò sicuramente, perché bravissimo, vedi? Sì. Bravo, Stefano. Ascolta, Mattia, l'ultima domanda ti lasciamo libero, perché so che hai da fare, hai un appuntamento subito dopo la nostra conversazione. Tu scrivi per il Domani, no? Per Domani Editoriale. Mi hai detto che intervisti scrittori la maggior parte, vai delle interviste. Allora, tu mi devi dire adesso, spassionatamente, il più antipatico e quello più simpatico, chi ha intervistato? Tanto non ci ascolta nessuno. Siamo solo noi. No, allora, sarò sincero, non è una risposta da paraculo. Non ho mai intervistato uno scrittore o una scrittrice che sia stato antipatico o antipatico. Ricordo di aver intervistato per esempio Elizabeth Strout e Amos Oz, quindi ero molto 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 in ansia. Erano persone carinissime, dolcissime. C'era il marito di Strout con cui ho chiacchierato durante, che mi ha fatto domande, bellissime persone, quindi non è mai capitato effettivamente. Sono tutti sempre puntuali, tutti fantastici, quindi mai capitato sinceramente. Si danno tanto, tanto, tanto. Più simpatico, simpatica è una domanda complicata. Ho un bellissimo ricordo veramente di Amos Oz, perché era, ricordo che lo intervistavo, abbiamo parlato ovviamente anche della politica, abbiamo parlato della situazione tra Israele e Palestina. Lui diceva qualcosa, erano delle risposte secche, delle risposte dure, e ricordo che si girava guardando sua moglie gli faceva sì con la testa. Quindi c'era proprio uno scambio tra moglie e marito in quel momento, che era una cosa tenerissima. Non andava a cercare il suo consenso, cercava una sorta di supporto emotivo. È stata una cosa proprio bella bella, mi faceva una simpatia incredibile Amos Oz. E ho fatto una chiacchierata bellissima con Giulia Caminito l'anno scorso per il Corriere, che ha scritto questo romanzo molto molto bello secondo me, che è L'acqua del lago non è mai dolce, con cui ha vinto il Campiello. Io e Giulia siamo quasi della stessa età, lei ha tipo 33 anni, io ne vado a fare 27 tra 3 settimane. Abbiamo fatto questa chiacchierata fantastica sulle province, sulla periferia, sui giovani, sulla violenza, sulla rabbia. È stato fantastico, siamo rimasti amici da allora. E con lei forse è stata una delle chiacchierate più belle che abbia fatto sotto questo aspetto. È stata la nostra ospite lo scorso anno, a novembre, se non ricordo male, ecco. Va bene, noi adesso ti mettiamo nella lista dei simpatici, anche se hai scritto un libro, Gattia, perché sei veramente simpaticissimo, guarda, davvero. Somigli anche ad Alvaro Soler un po', o sbaglio? Lo prendo con un complimento. È più bello, è più bello, è più bello. Lui lo sa che io ce l'ho nel cuore. È vero, grazie. È più grazie. Bello perché è italiano. È più bello perché è italiano. Che cavolo. È bello e bravo e da sposare, ecco, quindi bello, bravo e da sposare.
Mattia, Grazie veramente. io ti ringrazio a nome di tutti, ringrazio Lucia, tutti i partecipanti di questa sera. Volevo anche comunicarti questo, che questa conversazione viene registrata e poi mandata in onda. Ti manderò poi la registrazione sui canali social e YouTube del Comune di Perugia. E in più diventa anche una trasmissione radiofonica che si chiama Conference Call e sarà intervallata da alcune canzoni, ecco, appropriate all'argomento, al tema che abbiamo affrontato questa sera. Pertanto ti ringrazio, buona serata a tutti, buon lavoro Mattia, buon ritorno Grazie. A Milano.